abbiamo pensato di fare uno scherzo a qualcuno. Abbiamo selezionato, abbiamo chiesto a qualcuno del pubblico se aveva dei parenti da mettere a rischio. Abbiamo scelto Edoardo. È bella anche la maglia, è rossonera? Purtroppo sono della squadra di Ale, quindi mi dispiace. Però come ti sei vestito allora? Scusa, però mi arrabbio io. Sono gli sconti. Così, no, è andata così. Edoardo ovviamente non sta partecipando a un quiz. Sì, però quindi... tu devi far finta che stai partecipando. Io faccio finta. Io faccio sì, no, la cosa interessante è che non ha preallertato giustamente nessuno a casa, quindi ci ha fornito un paio di numeri tra le sue conoscenze. Chi sono? Allora, la prima dovrebbe essere Margherita. E che chi è? È una mia amica. Amica o...? No, solo amica. Per ora solo amica, ok. È fidanzata, quindi nulla. E l'altro è? L'altro è mio zio. Per ora zio. Per ora zio. Pronto? Sì, pronto. Margherita, buonasera. Parla. Sono Gerry Scotti, mi riconosce? Stiamo realizzando la nuova serie di Chi vuole essere milionario? È uno scherzo, no dai. Dica? Meg. Non è uno scherzo, è uno dei primi concorrenti, è proprio il suo amico. Se è vero che è suo amico Edoardo, corrisponde che Edoardo sia un amico? Meramente, sono qui al milionario e... Lo stiamo registrando per Sky. Sono a quota 500.000, quindi... Oddio! Ferma, non puoi anticipare nient'altro. La domanda è quella da 500.000 euro. E lui ha scelto il tuo aiuto a casa. Ha detto che sei l'amica più sveglia che c'ha. Figurati le altre, capito? Per lui. Edo, ti sbagli. Ci siamo, vado con la domanda, Sì, ma io spero vivamente che siamo sbagliati. Meg, per favore, non abbiamo tanto tempo. Quante torri Eiffel ci vogliono per andare da Casei Gerola ad Alfa Linoleum? Non è difficile. Basta ragionare. No, sì, infatti, una domandina così. Mezzo milione, signorina. Lei ha detto A? Mi conferma la A? Dai, confermiamo la A. È la sua risposta definitiva? Sì, dai. L'accendiamo? L'accendiamo. Era uno scherzo! Edoardo, sei veramente stupido.